Vico del Gargano ospita Mukanda, un nome che ci riporta all'Africa. Come mai questo nome è stato scelto per un festival musicale che viene ospitato invece sul Gargano? Bene, innanzitutto per passioni personali di noi organizzatori, ma poi qual è migliore metafora per parlare di una terra piena di potenzialità ma poco sfruttata? Quindi ci sentiamo di fare questo paragone tra la nostra terra e l'Africa. Poi più che altro il filo parte da questo movimento culturale che è quello dell'afrofuturismo, che a parte le sue espressioni musicali, proprio concettualmente nasce da una presa di posizione, ovvero le nostre radici, la nostra storia. Perché interpretarle sempre con le stesse parole? Perché guardare al passato sempre alla stessa maniera e concepirlo come immutabile? Per una volta cerchiamo di guardarlo diversamente. Questi primi intellettuali negli anni 60 hanno cominciato a parlare della diaspora africana attraverso la fantascienza, i videogames, cioè come facciamo oggi a parlare di un centro storico e prescindere dai nostri mezzi digitali, dai computer, da internet e quant'altro ci circonda? No, dobbiamo attualizzare il nostro passato, quindi innanzitutto Mukanda parte da questo e vuole essere un rito, ovvero quello da cui prende il nome, un'esperienza collettiva in cui si provi di nuovo a tornare ad essere comunità, cioè stare insieme, mettere insieme un sacco di idee, una miriade di idee e dargli un senso, una direzione, cosa che magari a nostro avviso è un po' mancata ultimamente, e quindi tornare a riappropriarci degli spazi che una volta erano della popolazione, però con una direzionalità, con un senso, decidendo insieme come approcciarci a questi luoghi storici che forse sono imponenti e mettono un po' paura di profanarli, però questa paura forse ci viene da noi, è ingiustificata, quindi toglierci questa paura, tornare a viverli finalmente e tornare a viverli con le esigenze del terzo millennio, il che non vuol dire profanarli. Abbiamo visto molti esempi recentemente di ristrutturazioni, se possiamo così chiamarle, quindi averne rispetto e conoscere davvero il passato, perché solo in questa maniera si può fare qualcosa di nuovo e di originale a nostro avviso. Cosa offre Mukanda ai visitatori? Mukanda è una manifestazione a 360 gradi, offre street art, musica e dibattiti e vuole essere di stimolo. Noi non vogliamo andare malta e mattoni a recuperare le case, vogliamo stimolare la cittadinanza a trovare un modo di rivivere questi luoghi. E quindi musica, perché no? Perché non trasformare delle piazze piccolissime e caratteristiche in luoghi per eventi? Perché non trasformare questo palazzo in un luogo per eventi e in un coworking dove di piccoli professionisti possano vivere insieme? E lo proviamo perché abbiamo delle mostre, avremo ad esempio Apulia Makers il 5 che porterà le stampanti 3D e proveremo a dare un esempio di quelle che potrebbero essere le botteghe del terzo millennio. Poi ovviamente la musica è il lato più ludico, più importante, con artisti internazionali come DJ Calab, come Nicodemus, ma poi abbiamo la street art con i murales che potrete vedere nel centro, nella parte nuova della città, di Giorgio Bartò e di Ran, altri street artist affermati a livello internazionale, italiani, e poi dibattiti questa sera sulla musica per spiegare questo filo dell'afrofuturismo di cui vi ho spiegato prima, domani sull'agricoltura giovane 3.0, se possiamo definirla così, con WhatsApp, che è una realtà foggiana, e poi dopodomani con planimetrie culturali, il soprintendente ai beni archeologici di Puglia, che ci daranno due esempi diversi, uno solo estetico, che è la Basilica di Siponto, fatta con l'intervento di Tresoldi in Rete Metallica, e uno il distretto popolare evoluto di Bologna con planimetrie culturali. Quindi dicevo, due esempi di come poter approcciarsi alla rivitalizzazione del centro storico. Ovviamente il lato food è molto importante, perché uniamo la classica sagra, diciamo, al festival classico musicale per i giovani, e non avremo, non parlo di marchi, però non avremo insomma le solite cose che troviamo ai festival per i giovani, avremo cibo tipico rivisitato in chiave street food, anche per avvicinare i giovani alla qualità del cibo che mangiano. E quindi in ogni location, oltre a questa musica elettronica contaminata dalle matrici etniche, troverete da mangiare e da bere di qualità, tipico e del territorio. Vi aspettiamo. Sindaco, Mukanda è una manifestazione fatta dai giovani, ma non solo per i giovani.
non è solo per i giovani, ma anche per gente un po' più grande come me. È una bellissima manifestazione, un'esperienza iniziata l'anno scorso, è andata bene, ci auguriamo che vada bene anche quest'anno, che porti più giovani e persone sul territorio di Vico, perché è un territorio, permettimi, da sindaco, ma molto più bello di altri, in vergine ancora da scoprire. Abbiamo un centro storico che penso che sia più bello del Gargano e quindi va valorizzato, ma il Mukanda ci dà la possibilità di far conoscere questo nostro bellissimo paese.